Eccoci qui. Oggi volevo farvi vedere come realizzare l'ancora, visto che siamo in estate. Allora, io ho scelto un bel blu come sfondo. Si poteva scegliere anche un rosso o qualsiasi altro colore, però di solito le unghie marinere sono con questi colori, quindi blu sia e andiamo a fare il blu. Che poi volendo potete completare con delle righettine bianche proprio in stile marinero. L'ho fatta la base che poi andremo a catalizzare. Poi realizziamo la nostra ancoretta, che non è difficile da fare. Ok, andiamo a catalizzare. Eccoci qua. Allora, catalizzato. Ora facciamo l'ancora. Non è difficilissima. Uso il gel foil per fare questa ancora. Allora, bisogna fare una sorta di sorriso. Si fanno le due punte che ha l'ancora. Poi si traccia una riga centrale. E si fa il tondino. Qua sotto facciamo una puntina che è proprio la classica dell'ancorina e via, andiamo a catalizzare. Qui potete completare, come dicevo prima, con delle righette bianche, che è proprio il classico decoro da stile marinaio, oppure la potete lasciare così come preferite. Ora prendiamo il foglietto e andiamo a appiccicarcelo sopra. Schiacciamo bene. Potete andare a ripassare dove non si era attaccato bene. Ok, adesso io faccio delle righette bianche per completare poi il lavoro. Eccoci, io ho fatto qualche righettina giusto per, non ho riempito tutto tutto perché mi sembrava troppo eccessivo, anche per far vedere la parte centrale che già è abbastanza importante. Fatte queste righette andiamo a catalizzare. E una volta terminato la catalizzazione, la sigilliamo come qualsiasi altro decoro. Io non metto strati di monocolore, di monofasico sopra, basta che utilizzi questo e vado benissimo, dura tranquillamente per tutto il tempo. Le mie hanno più di 3 settimane e il colore è ancora intatto, poi ve lo faccio vedere. Le mie hanno 3 settimane ed è ancora perfetto. Quindi andiamo a completare con il sigillante. Questo oltretutto mi va a riempire anche i vari dislivelli che ha creato il gel nel fare i decori. Quindi rimarrà completamente piatto il disegno. Non si sentirà nessun dislivello. Questo sigillante è particolarmente interessante per questo motivo. Bene,
va a riempire tutti i miei buchini. Facciamo 120 secondi per chi ha la CCFL, per chi ha l'UV classico sono 4 minuti, steso abbondantemente perché molte magari mi chiedono come si fa a farlo rimanere bello brillante, questi sono i segreti, abbondante, 4 minuti UV, 120 io faccio nella CCFL. Si lascia raffreddare, si sgrassa e poi una bella passatina di olio e si lucida bene e rimane perfetto per tutto il tempo. Queste sono le mie unghie dopo lavori su lavori, sono ancora perfettamente lucide e quindi crescita ce n'è, le ho sfruttate tantissimo, anche perché non dovrei dirlo, ma non metto mai guanti, tranne che con la candeggina. Quindi hanno durato perfettamente per il loro tempo. Eccoci qua. Sgrassiamo. E lavoro finito. Anche questo è semplice ed è una decorazione che adesso si vede spesso in molte fotografie. Spero che vi sia piaciuta e al prossimo video. Ciao!